Ringraziamo, ripeto, il Presidente Fico. L'annuncio di questa mattina della richiesta del Presidente della Camera apre una situazione nuova. I rami del Parlamento chiedono al Governo della Repubblica di riferire nelle aule parlamentari rispetto a quanto è avvenuto. Questo credo vada incontro alle legittime richieste delle opposizioni di avere chiarezza su punti così delicati. Siamo i primi a voler riaprire un confronto sull'Italia, sul tema del lavoro, della crescita, dello sviluppo e della vita delle persone. Siamo anche un po' stanchi di dover a intermittenza dover interloquire con il governo con temi spesso inventati dalla non volontà di affrontarli, come in questo caso. Quindi attendiamo ora la risposta del governo, ripeto, dando un giudizio positivo sulla iniziativa presa dal Presidente della Camera. Sembra che il Presidente del Consiglio Conte sia in aula già mercoledì al Senato. Questo sarebbe sicuramente un fatto positivo che va incontro a una logica istituzionale. In una Repubblica parlamentare, quando le sedi del Parlamento chiedono al Governo di riferire su un punto, è normale che questo avvenga. Il caso anomalo è quando si arroga il diritto di non riconoscere le prerogative del Parlamento, della Camera e del Senato. Il Presidente della Camera ci ha garantito che l'azione di pressione sul Ministro dell'Interno continua, proprio perché è un obbligo vero che ha il Ministro dell'Interno di venire a riferire in Parlamento. È inaccettabile da parte nostra il fatto che nemmeno si degni di rispondere al Presidente della Camera, è un'offesa senza precedenti all'istituzione della Camera. Noi continueremo a fare ostruzionismo al decreto, ma senza più occupare l'Aula, perché questo attendiamo una risposta. Vogliamo semplicemente verità, dopo che sono state dette menzogne pubbliche da parte del Ministro dell'Interno sul fatto che non era a conoscenza degli inviti di questo signore agli incontri privati. Quindi il Ministro, se non ha niente da nascondere, non scappi, come è scappato dai processi, non scappi dal Parlamento, perché questo sarebbe veramente inaccettabile e vuol dire che allora ha qualcosa da nascondere. Però in presenza di questo impegno di Fico noi decidiamo di mantenere un atteggiamento più istituzionale in attesa di una risposta vera.